Meglio, meglio! Scusa,
Vai tu, Ricky, vai tu! Thank you.
arriva. Solo! Bravo! Luca, sempre tu, Luca! Lascia Claudio! Arrivate! Arriva giù, eh! Attaccalo Claudio, attaccalo senza fallo! Madonna! Lo prende, io fischio fallo! No, che l'ho sfiorato! Va bene, giusto! Va bene. Lo prende da dietro, io fischio, cosa devo fare? Stimmia la Madonna! Angie, lì! Figa, raga! Attaccalo per! Però il fallo c'è, lascia un po' di...
No, al mezzo tu qua. No, al mezzo, sono scalato. Sono scalato. Dai, Fabio, Fabio. Bravo, bravo, bravo. Guarda, buon lancio, buon lancio. Non la là, dietro, lancio, dietro. Bravo. Questo, lancio, questo, duro. Bravo, Ale. Fuori, fuori! Non farlo tirare. Vai, Ricky, vai, 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 Fabio. Solo, thank you.
troppo ricchi, fermo lì. Dai! Lasciala lì! Pinge completamente! Ha sbagliato loro dietro, che passa Fabio! Fabio, dai, veramente! Fammi stare zitto, fammi giocare, per favore, non mi rompo i coglioni! Ciao ragazzi, ciao.
Dani, il tuo, Dani, veloce! Thank you.
giro con Astro. Forza Claudio, sei lontano, Claudio! Toccatela là! Ma sei forza. L'uomo lì! Oia, oh. Dai, avanti! Ma sei mica scritto sta roba, sì! Vabbè, ma sei a 50 metri! Arrivo! Come viene? Buona Dani, buona, buona! Sì, siamo! Danilo, quello che arriva in mezzo! Seguilo Budo, seguilo allora, seguilo Budo. Io Ricky, stai là. Mi fa stoppare la palla così però. Bombo dietro ce l'hai. Arbitro! Arbitro! Dai, dai, entriamo, dai, entriamo. Fermi raga, fermi. Tutti a trotterellare, a mezzo metro. Zero, prendi tu lo zero. Bravo. Vai. Lascia lì, lascia lì. Vito. Vai contro, sì, io ti do da su piedi a te. E tira giù con calma. Va bene, fai niente. Va bene, 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 va b
Arrendiamoci! Stiamo guardando la partita, raga! Sbagliato lo stop, pera! Figa! Dai, Ricky, dai, Ricky! Pietro! Stiamo guardando la partita, ragazzi! Guarda Silvio! Soli, soli! Sì, mi ha spiegato un po' di cose all'inizio, ma buono. Ok. Niente. Ciao. In fascia. Radio, stiamo vincendo, porca puttana. Ragazzi, stiamo vincendo, stiamo vincendo questa punizione, uomo. Vai Ricky, vai Ricky, vai Ricky. Porco Dio, dai. Minchia. Oh, puttana. Ricky, non fermo, Ricky. Così, per tutti, porca puttana. 50 metri. Bravo! Solo! Via! Sì, Silvio! Dai Fabio! Solo! Dai Ricky, dai! Solo! Luca! Solo! Arriva! Se vuoi ancora! Nostra! Fallo uscire! Dai, che si è 3 contro 1, dai! Dai,
Che mi è messo a terra con difficoltà. Non mi serve un cazzo qua. Proviamo l'altro lungo, Ricky, non ce la facciamo. Guarda da Andrea, guarda Luca. Uomo. Allora, seconda giornata di over 30, vedeva la baia dei porci contro Camauto, la spuntano Camauto per 3-2, però partita soffertissima, soprattutto nel primo tempo quando avete subito il gol dello svantaggio, siete entrati nel secondo tempo cattivi e avete ribaltato la situazione. Sì, diciamo che, dicevo poco fa, se abbiamo questa velocità di gioco non andiamo da nessuna parte, purtroppo primo tempo siamo stati troppo molli. Abbiamo fatto un erroraccio purtroppo sul primo gol e poi effettivamente nel secondo tempo siamo entrati un po' più cattivi, anche se la verità è che anche loro ci hanno regalati i gol. Avete anche rischiato di dilagare, avete peccato un po' di egoismo sotto porta, però è andata bene lo stesso, i tre punti sono arrivati lo stesso. Sì, sì, in effetti sì. Giocando più di squadra alla fine si portano a casa le partite, oggi ci è andata bene, bene per noi per questa volta. Diciamo punteggio pieno, anche la prima partita è andata bene, anche quella di misura, quindi se continuate così la strada è ancora lunga, però il cammino è incoraggiante. Diciamo che ci sono parecchie squadre, avendo già fatto l'over l'anno scorso, ci sono parecchie squadre forti e ben attrezzate, quindi poi quest'anno siamo in 14, quindi sarà dura e dobbiamo fare meglio di oggi, questo poco ma sicuro. Bene, invece Baia esce sconfitto un'altra volta, seconda sconfitta consecutiva, manca qualcosa, un po' di nervosismo abbiamo visto. E abbiamo rivoluzionato un po' la rosa a causa degli infortuni e sicuramente sì, la forma non è delle migliori. Quest'anno non abbiamo fatto gare di allenamento importanti e si vede. E poi ci mettiamo tanto del nostro, perché andare sempre a rimontare su gol regalati è difficile. Non sempre ti va bene, quest'anno non va bene. Poche occasioni avete avuto, un gol tuo da fuori da Cineteca che... Ci saranno degli slow motion, ci saranno anche sull'altro tiro che hai provato poi verso la fine, che è andato un po' sbilenco, però. Quello era per i tifosi. Sì, ecco, noi ci dobbiamo inventare questi gol perché le squadre avversarie non ci concedono poco e nulla e noi facciamo tanta fatica dietro, davanti, centrocampo, quindi cioè, non c'è la colpa del singolo, proprio di squadra non siamo ancora. Abbiamo i meccanismi un po' arrugginiti. C'è tempo, c'è tutto l'inverno davanti, quindi c'è tempo per rimediare sicuramente. Ecco, sì, c'è tutto l'inverno. È quello che preoccupa. È quello che preoccupa. Va bene. Però va bene. Complimenti a Camauto per i tre punti e complimenti anche a Baia, nonostante la sconfitta. Ciao ragazzi. Ciao.